Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video, io sono Xuder e ragazzi volevo parlarvi di un bellissimo battle royale che vedo apprezzate tantissimo quando lo porto su Twitch e che si chiama Realm Royale. Molti di voi mi avranno visto giocare, molti magari l'avranno provato. Nel video di oggi voglio spiegarvi come scaricarlo ed installarlo gratuitamente. E le basi di quello che è il gioco in sé. Non potrebbe anche non essere l'unico video tutorial, ma ci tenevo a cominciare a spiegare che cos'è e perché a me piace così tanto Realm Royale. Innanzitutto, la prima cosa da fare, ragazzi, è andare su Google. Quindi, classico andiamo su Google e da Google scriviamo Steam. Stem. Una volta che. Clicchiamo, il primo risultato è la pagina ufficiale di Steam. Che cos'è Steam? Steam è un programma dove al suo interno sono presenti migliaia di videogiochi scaricabili o gratuitamente o pagandoli. Normalmente ci sono gli indie, ci sono i giochi famosi, ci sono appunto i giochi gratuiti. Una volta che abbiamo aperto la pagina di Steam, clicchiamo Installa Steam. Ci partirà il processo di installazione. Una volta che verrà installato nel vostro desktop, troverete proprio l'icona con scritto Steam. Cliccandoci sopra, si aprirà il programma vero e proprio che è questo. La prima cosa da fare, ragazzi, in alto qua c'è il mio nome, Xuder. Ehm, perché ho creato un account, voi non avrete ovviamente il logo. Create il vostro account tutto gratuitamente, quindi non vi dovete preoccupare. Attenzione che il nome del vostro account sarà anche il nome del vostro personaggio in game. Una volta che avete creato l'account, sempre nella pagina principale, vedete che qua c'è una barra di ricerca. Scrivete Realm Royal ed è il primo. Che vi appare Free to Play, gli altri sono i bundle a pagamento che servono semplicemente per ottenere skin e oggetti in più, come Fortnite in poche parole. Voi scaricate Realm Royale Free to Play, è molto facile. Io qua l'ho già scaricato, basta semplicemente che troverete, mi sa, il tasto da qualche parte con scritto installalo. Comunque è veramente semplicissimo. A me dice Realm Royale, è già nella tua libreria di Steam. Una volta che lo avrete installato questa sarà la schermata principale del gioco. Cos'è Realm Royale? Appunto è un battle royale da 100 giocatori che si differenzia da molti altri, o meglio parliamo un attimo del rapporto con Fortnite che è quello che portiamo sempre, eh, in tanti piccoli elementi che però fanno la differenza. Non si costruisce. Non ci sono le munizioni, quindi ogni arma ha la ricarica illimitata. Non c'è il danno da caduta. Ci sono quattro classi e ogni classe ha la sua abilità, le sue abilità specifiche. Questo, queste permettono appunto al gioco di essere sempre dinamico, perché abilità mischiate ad armi funzionano perfettamente e creano il vostro stile di gioco per giocare appunto. Le partite. Andiamo a vedere la home page, Play, la prima voce. Cliccando su Play, ovviamente si va nella pre-lobby. E una volta che cliccheremo su Play in giallo, entreremo nella partita in solo. Se noi clicchiamo su solo, possiamo decidere di giocare in duo, in squad o di fare anche tranquillamente il tutorial, cosa che non è presente da nessuna parte. Per imparare un attimino a capire com'è il discorso. Vi ricordo che Realm Royale è in inglese, quindi ragazzi, non vi preoccupate, è veramente molto semplice da capire. La seconda voce, Battle Pass. Il pass battaglia, come in Fortnite, non è un pay to win, ovviamente. Questo gioco, ogni cosa sbloccata è. Dedicata semplicemente all'estetica del personaggio, quindi potete deciderlo se prenderlo 9,99 come Fortnite oppure giocare il pass battaglia gratuito che vi dà comunque delle ricompense. Armory, voce molto importante della, eh, del gioco in sé. Eccole qua: le quattro classi: il Guerriero, eh, il Ranger, l'Assassino, il Mago. La domanda, qual è la classe più forte? La risposta dipende da come giochi. Io ho sempre giocato il guerriero e per come l'ho io preferisco il guerriero. Ma vi consiglio di cominciare o con l'assassino o con il ranger perché sono veramente molto molto forti. Se io apro, clicco su una delle classi, posso vedere un po' di cose. Innanzitutto... La sezione item item sono gli outfit del guerriero, quindi in poche parole la skin che si può utilizzare. Ma la parte interessante è il loadout. Che cos'è il loadout? Come vi anticipavo, sono le Aspetta che mi sposto un attimo la cam che così vedete meglio. Ecco, mi metto un attimo qua. Il loadout sono le skin, le abilità costanti del personaggio, quindi le abilità che rimangono fisse per tutte le partite. Vi consiglio di leggervele perché sono tre abilità principali. Come vedete, suddivise in quattro tipi. Voglio farvi vedere una cosa. Io ho già il guerriero a livello massimo. Diciamo che gioco l'assassino, che non l'ho mai giocato. Se vado nel loadout e clicco per, per esempio la prima abilità, vedete che le altre abilità sono bloccate? Così come se clicco quella sotto, sono bloccate? Più giocate con il vostro personaggio, più sbloccate i livelli del personaggio che vi sbloccano queste abilità. Il livello del personaggio lo troviamo nella sezione Mastery. Come vedete, nell'Assassino sono a livello 0, lo vedete qua sotto. Ogni classe ha 30 livelli, e piano piano mentre giocherete scoprirete la vostra strategia migliore. Per il momento, ragazzi, non preoccupatevi troppo, imparate a capire le meccaniche. Finiamo le voci eh, della lobby, che è Shop. Come vedete, ehm, il negozio. La prima voce, è la più interessante: Daily Reward. Ogni giorno che loggerete su Realm Royale otterrete una ricompensa. I primi 5 giorni sono punti esperienza per il pass battaglia, il sesto e il settimo giorno vi dà invece le corone: le corone sono praticamente i V-Bucks. Di Fortnite. Ci sono i vari bundle che potete comprare: ovviamente pagandoli alcuni in corone. Vedete, 400, 800, 800, altri invece li pagate proprio in cash. Tipo questo bundle costa 14,99. Nella parte alta, se ci spostiamo su Crown, ci sono le varie opzioni per shoppare appunto la moneta del gioco. Quest. Ogni giorno avrete tre quest che vi garantiranno 2400 punti esperienza luna. Basta semplicemente che le completate e automaticamente vi verranno dati i punti a fine game. Quelle di oggi io due le ho completate. Date. Mi manca l'ultima che è elimina 10 avversari. Quindi ragazzi, appena la completerò mi darà 2400 eh, punti esperienza. Social, la parte più importante. Volete giocare con un vostro amico? Ok. Innanzitutto non è ancora cross-platform, quindi io gioco da PC, gioco con un amico che gioca da PC. Non ve l'ho detto, ma Realm Royale è scaricabile da PC, da PS4, da Xbox e da Switch. Una volta che avete premuto su social, premete il tasto Tab. Io parlo ovviamente per i giocatori del PC, no, dico una stupidata. Andate su friends, premete il tasto Porca miseria, non me lo ricordo. No, premete il bottone qua che è aggiungi amico. Di qua. Premete Tab se siete da computer e potrete inserire il nome del giocatore che volete aggiungere. Una volta inserito il nome fate Submit e lui immediatamente riceverà la richiesta. In chiusura, non voglio farvi vedere adesso il gameplay perché sforiamo troppo, quindi questa è la prima infarinatura generale. In chiusura, Option, un sacco di opzioni. La sezione Video che vi permette di sistemare tutti i dettagli grafici, la risoluzione... Come vedere il gioco? Io lo sto giocando in finestra senza bordi per una questione, ma potete metterlo in full screen senza problemi. Audio. Non vi sentite in chat vocale col vostro amico? Non c'è problema, configuratelo in questo modo: headphone, che sono le cuffie, abilitare la chat vocale, disabilitare il push to talk. In questo modo funzionerà. E qua ci sono i vari volumi. Gameplay. Non l'ho mai toccato io, sinceramente. Potete modificare il vostro mirino vedi reticle type è il proprio il tipo di mirino in gioco e qua c'è ehm, altre opzioni che sinceramente io mm, non, ho mai, non ho mai guardato i controlli sono invece come settare la sensibilità del vostro mouse io l'ho settata come su fortnite più o meno ehm, ovviamente i parametri non sono gli stessi ma mi trovo molto bene quindi se volete provate a copiateli ehm, e poi adattateli in base a come preferite Importantissimo, i controlli, potete ovviamente set settare tutti i controlli a vostro piacimento. Il waste per muoversi, classico. Questi qua, io non li guardo neanche, turn left, turn right, non li ho mai guardati. L'autorun, quindi la corsa automatica, io la metto sull'asterisco. Lo spazio per saltare. Mount, nel gioco si può utilizzare un cavallo. Per muoversi nella mappa, l'ho messo sul tasto ALT quello di sinistra. Fire ovviamente sparare, tasto sinistro del mouse. Target per mirare, tasto destro. Si può pingare la mappa volendo, boh, possiamo metterlo sulla F il ping. Reload è la ricarica. E poi io premendo la rotella del mouse equipaggio l'arma e con la stessa rotella la switch. Sono solamente due armi alla volta. Offhand Ability è l'abilità. Una delle due abilità c'è cioè abilità normale e abilità di movimento. Ho messo questa abilità sul tasto laterale del mouse più in avanti. Armor Potion, la pozione dell'armatura. Essenziale averla in un punto comodo della tastiera. L'ho messa sulla Q. La Heal Potion, quindi la pozione della salute, l'ho messa sul tab il movement ability che è l'abilità di movimento l'ho messa sull'altro tasto del mouse laterale, quello più verso di me, con la M apro la mappa, c'è il push to talk, ma io non lo uso, crouch che è piegati con il control di sinistra, usa, è come ehm, per prendere per raccogliere gli oggetti, l'ho messo sulla E Importantissimo il disenchant, che è praticamente la distruzione delle armi. Ve lo farò vedere nel video di domani. Il disenchant, ragazzi, ehm, l'ho messo sullo shift di sinistra, che è il secondo tasto partendo dall'ultimo in basso a sinistra della tastiera, andando verso l'alto. E l'inventario sulla barra laterale vicino al numero 1 della tastiera, in modo che lo premi, ti apre l'inventario. Tutto il resto io non lo utilizzo, sono semplicemente. I balletti, oppure eh, la chat vocale in game, la chat in game non eh, vocale. Per adesso, ragazzi, io non voglio farvi vedere altro perché. È veramente lungo anche questo video. Eh, domani vi farò vedere il gameplay vero e proprio. Vi consiglio di guardare le mie live su Twitch la mattina, il pomeriggio e la sera che porto insieme a Fortnite Realm royale Spero che questo primo tutorial vi sia piaciuto. Commentate qua sotto se lo avete apprezzato. Vi saluto con l'altro di Fortnite. Noi ci vediamo in live questa notte alle 23:15 su Twitch con Realm royale Ciao!